Succede di tutto di più al Guido Biondi per la sfida tra Virtus Lanciano e Latina, ma alla fine l'aspetto che contava di più era la vittoria per i frentani, e tra i vari accadimenti del terreno di gioco anche questa condizione si è realizzata. Ancora 4-3-2-1 per D'Aversa, ma con interpreti diversi rispetto ad una settimana fa. C'è ancora Casadei tra i pali in difesa a Rigione con Aquilanti, in mediana ha rispolverato Bacinovic con Paghera, mezzala a destra e Di Cecco a sinistra, Piccolo e Marilungo dietro l'unica punta Padovan. 4-2-3-1 per il Latina di Mario Somma con Daniele Corvia, unica punta fischia il marsicano Di Paolo. Per lui però al 90esimo e oltre saranno tanti i fischi che gli rivolgerà il pubblico del Biondi. Lanciano tonico che approccia in modo deciso la gara, al secondo Marilungo appoggia per Mammarella che conclude a rete, ma Farelli è costretto alla deviazione in corner. Al decimo il Lanciano trova anche il vantaggio, fa tutto benissimo Antonio Piccolo che si ritrova in area di rigore e con il destro, dunque non con il suo piede naturale, lascia partire un tiro che sorprende Farelli, non impeccabile in questa circostanza. 1-0 e l'esultanza del numero 10 sotto la curva sud. Reazione pontina di Brosco con un colpo di testa ravvicinato, alza Casadei in corner, la Virtus è convinta, il raddoppio però non arriva, arriva invece il pari del Latina al minuto 40, suggerimento dal fondo e palla comoda per la testa di Acostì che non viene contrastato efficacemente da Mammarella e fa 1-1. Ad avvio di ripresa al primo affondo ancora pericoloso il Latina con un cross deviato che chiama alla risposta, spinta difficoltosa Casadei, il portiere frentano per neutralizzare il tiro va a concludere il suo intervento infrangendosi sul palo. Il Lanciano al settimo, un'occasione d'oro per riportarsi in vantaggio, ma Padovan centra in pieno il palo. Minuto 11 e gli animi si surriscaldano, contatto Puccino Calderoni al limite dell'area, ma Di Paolo la vede in area di rigore e indica il dischetto tra le mille proteste. Calcia Corvia, ma la palla finirà alta sulla traversa. Valentina Maio a questo punto scatta dalla panchina e si rivolge nei confronti di Di Paolo che però l'allontana. Il Lanciano ci crede, è bellissima la conclusione di prima intenzione di Bacinovic a volo, ma Farelli devia. Qualche minuto dopo però il Lanciano resta in 10, doppio giallo per Di Cecco e Frentani in inferiorità numerica, ma i rossoneri insistono e trovano la via del vantaggio con un calcio di rigore. Brosco tocca di mano in area un prolungamento di Bacinovic, Di Paolo concede la massima punizione, minuto 29 e dagli 11 metri Piccolo fa centro, il finale è incandescente con Bruscagin che ristabilisce le parità numeriche in campo e Di Paolo che fischia dopo 8 interminabili minuti di recupero. Va bene così perché a prescindere da tutto il Lanciano oggi doveva solo ed esclusivamente vincere e ci è riuscito.